Ciao a tutti, è ufficiale Simone Mazzocchi, l'attaccante classificato come under, l'ex Reggiana, sarà della Ternana, a breve l'ufficialità della società di Via della Bardesca, già raggiunto dalle notizie che ci arrivano il ritiro delle ferie a Tirrenia, che ci sarà fino al 26 luglio, poi si sposteranno ad Acqua Sparta, quindi altro colpo in entrata per la Ternana Calcio, è arrivato un under, quindi non ci sono problemi per quanto riguarda la lista over, anzi più under si prendono più c'è possibilità di far lunga tra virgolette la lista. Quindi buon colpo, sicuramente prospettiva anche futura. Per quanto riguarda il calciomercato in uscita, sembrano essere per ora tre i nomi indiziati, ovvero Suagerton, Romino Ferrante, staremo a vedere cosa succederà in quell'ottica. E quindi vedremo, insomma, come si muove il calciomercato da qui in avanti. Poi volevo comunicarvi che in alcune tabaccherie ternane è possibile acquistare un diario della Ternana Calcio per la scuola. Altra notizia che riguarda invece il progetto Stadio Clinica: è arrivata la notifica da parte dell'amministrazione comunale alla società Rossoverde dicendogli che il pubblico interesse, come già stato votato in consiglio, è stato ampiamente approvato. E quindi la Ternana dovrà, tra virgolette, fare un pro... non fare, ma modificare il progetto e renderlo completamente definitivo per poi fare i passaggi finali di approvazione sia in comune ma soprattutto nella regione dell'Umbria e vedere se poi si possa realizzare questo progetto molto importante per la città, ovvero il conosciuto come Stadio Clinica. Quindi vedremo insomma cosa succede da qui in avanti anche in questo, e confermate le date di Coppa Italia, sono state diffuse e è confermato insomma l'ingresso in campo per quanto riguarda la Ternana il 15 di agosto contro l'Avellino. L'orario solo è in definizione. Se la Ternana vince, ovviamente ha una partita secca, una gara secca contro il Bologna, probabilmente al Dall'Ara. Quindi staremo a vedere anche lì come si muove il tutto. E ora non ci resta che aspettare. E intanto Mazzocchi e Rossoverde.